You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? MJ, dobbiamo vederci a casa di May. Com'è la situazione, ragazzi? È il meteorite su cui è arrivato il simbionte. Lo sta usando per mutare la città. Io so dov'è! E dobbiamo rubarlo. Ci serve un piano. Ci sto. Ci vediamo a casa. Ascoltatori, vi supplico, restate in casa. Chiudete le porte, barricate le finestre. Non fidatevi di nessuno. La città è invasa da un asfissiante miasma tentacolare che filtra dal terreno, dando vita a creature che sembrano uscite dall'inferno. Ci vogliono rapire e convertire, per poi sottometterci. Non possiamo permetterglielo. Mentre il governo tentenna, i miei fedeli ascoltatori si sono riversati online per scoprire se queste mostruosità abbiano dei punti deboli. Ci difenderemo da soli. Del resto non possiamo certo sperare nell'aiuto degli Spider-Man. Se c'è qualcosa che gli eventi di questa settimana ci hanno chiaramente dimostrato, è che gli eroi creano problemi invece di risolverli. Nel frattempo, siate e occhi aperti! Ce la faremo! New York non si arrenderà senza combattere! E io resterò qui, al vostro fianco, in prima linea! A presto, sperando di rivedere l'alba insieme! Il bacino di Central Park. L'impianto idrico. Che pompa melma ovunque. E dà altrimenti alla coscienza collettiva. Se tutti quei simbionti escono da Manhattan. Addio Terra. Benvenuto pianeta melma. Il meteorite è la fonte del potere, no? Crea la melma e crea i simbionti. Ma era inutile prima che Harry lo riparasse. E è stato l'acceleratore di particelle a danneggiarlo. L'ha rotto a bassa potenza. E se noi aumentassimo quella potenza? Che ne so, tipo a 1000? Lo distruggeremmo, liberando tutti quanti dai simbionti. In teoria. Ma quel bacino sarà pieno zeppo di simbionti. E di certo Harry non staccherà gli occhi dal suo sasso. A meno che qualcuno non lo distragga. Io. È solo a scopo illustrativo. Harry non è cambiato. Vuole ancora curare il mondo. Un sogno incompleto, senza... Il suo migliore amico. Io posso allontanare Harry dal meteorite. Io posso occuparmi dei simbionti. Mentre io prendo il nostro sasso. Solo a scopo illustrativo. Bene. Accendiamo l'acceleratore. Via i simbionti. Mondo salvo. Poi churros per tutti? In teoria. Pete, Connors ha detto che Harry ha perso il controllo. Se non potrai salvarlo, dovrai... Non succederà. Voi distruggerete il meteorite in tempo. Curiamo il mondo. Facciamolo. Il meteorite è dentro quella cosa. Insieme ad Harry e i suoi amichetti. Tieni. Un aiutino sonico potrebbe servirti. Stanno tutti lì fermi. Cosa stanno aspettando? Sentite, non vi ringrazierò mai abbastanza. Per tutto. Dai, bro.
Siamo lo Spider Team. L'unico inimitabile. Ehi, amico! Starai seduto lì tutta la notte a giocare col tuo sasso? Siamo solo tu e io. Proprio come volevi. Il nostro dono sarà finalmente tuo. C'è solo un dettaglio. Prima devi riuscire a prendermi. Volevi una storia, Watson? Cosa diavolo vuoi? Un vicolo cieco? No! Deve esserci. Chiunque ha lasciato Ben Grove. Spero stia bene. Che accidenti! Aiuto! Arrivo! Resistete! Solo dei bengali in giro. Quei barili sembrano esplosivi. Ma non ci voleva. Il meteorite è collegato alla coscienza collettiva. È
adesso un sasso mi può distruggere il mondo. Sono quasi fuori da questo buco. La via d'uscita è oltre l'elicottero. Mi sa che il tuo più uno non è invitato alla nostra rimpatriata, Harry! Harry! Assieme!
Ash ci ha preso a schiaffi per 4 anni! L'hai scordato? Eravamo deboli. Ma eravamo uniti! Sta spargendo l'infezione ovunque! Mia, ogni giorno dopo la scuola! A dormirci quando tua madre si è ammalata! Non potevamo vederla così! Sul campo da football! Io c'ero! Ci sono sempre stato! Poi la malattia di nuovo! Ci hai abbandonati mentre lottavamo contro la morte! Stavo provando a salvarti! A noi non è sembrato così! Amico! E perché non ti fidi di noi?
cosa che hai addosso! Noi non siamo una cosa! Eccone altri! La forza bruta non serve! Deve esserci un altro modo! Il mondo insieme a te! Non così! Il meteorite! Ce l'avete tolto! Senti anche tu. È vero? Riempiamolo di scintille.
so che parli a tua madre come io a mio padre. Te lo ricordi? Cosa ti direbbe adesso? Che siamo così vicini! Ora non te ne accorgi!
diversi, ma noi due ci assomigliamo! Pete sta meglio senza di te! Lo sanno tutti! Il simbionte se ne infischia di te! Finiamola qui! Vieni duro, Harry! Ti prego, non farlo. Lascialo stare! No, 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 abbiamo ancora tempo. No, non è vero. Lui li ucciderà. E poi ucciderà anche te.
salviamo il mondo, Pete. Insieme. Voglio bene. Mi dispiace. Fatemi spazio. Non so che succederà, ma devo provare.
Harry. Polso debole. Muoviamoci. Che cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Mi spiace tanto. Aspetti, vengo anch'io. Ci sono tracce di attività cerebrale, ma le possibilità che si riprenda sono scarse. Tenetelo in vita. Perché? Il siero G. Preparatelo. Negli ultimi anni, questa città ha sfiorato più volte la tragedia. Ma abbiamo stretto i denti, superando malattie, crimini, disastri. Siamo stanchi, tesi, stressati, spenti. Ma non abbiamo perso la speranza. La città deve ancora guarire. Non vediamo l'ora di tornare alla normalità. Ma che cos'è la normalità? E se ormai non esistesse più? Nell'ultima mezz'ora ho spiegato come questi eventi mi hanno cambiata. E voi invece? Nelle prossime puntate parlerò con chi questa città la vive. Esplorerò nuove tendenze, nuove abitudini, nuove idee, sensazioni. Spero che vi unirete al mio viaggio. Io sono Mary Jane Watson e state ascoltando La Nuova Normalità. E la prima è fatta. Bene. Non lo so. Oh, le servo? Aspetta, voglio farti vedere una cosa. Ok. No, coso, è che hanno la melassa. Le prendo io. Grazie ancora per la donazione. Hai parlato a Miles di... No, no.
Sei pronto? Miles, volevo parlarti di una certa cosa. Cioè, non è che non parliamo, parliamo un sacco. Ed è bello parlare. Le belle chiacchierate. È che non ti ho mai parlato di ciò di cui avrei dovuto parlarti. Pete. Ok, ricomincio. Ho capito. Tutto quanto. Sì, solo Peter Parker per un po'. Sicuro? È una città grande. Ce la farò, ok? Purché posso chiederti dei consigli. Non ti servono. Non ora, forse, ma prima o poi. Sono qui per te, sempre. Fratellone. Ci si vede. Che cosa vuoi? Gli Spider-Man. Tu sai chi sono. Non è vero? Perché? Hanno rovinato mio figlio. Bene. Tutti dobbiamo soffrire, prima o poi. Anche tu, Norman. Che cosa scrivi? L'ultimo capitolo. Ciao! Hai fame, spero? È quasi pronto. Perché non le mostri il tuo saggio? Ci ha lavorato un sacco. Tizio di Harlem. Magari l'avrei visto in giro a fare volontariato, ad aiutare la madre consigliera, a seguire le orme del padre eroe. Sì. Già.
Miles, Ailey, questo è Albert. Oh, ciao. È un piacere conoscervi. E questa è mia figlia, Cindy. Ehi là, New York! Devo aiutare lo zio a trovare le sue cose. Andiamo. Bentornati al Dan Club. Ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti all'impossibile. Abbiamo respinto un'invasione aliena. Insieme, da eroi. Capitanati dagli Spider-Man, i cittadini di New York hanno saputo lottare. Oggi ho il piacere di parlare con una di queste eroine. Scrittrice, giornalista e motociclista, diamo il benvenuto a Mary Jane Watson. Grazie, Danica. Ma chiamami MJ. D'accordo, MJ. Sai, ho divorato il tuo libro sulla Sincaria in un pomeriggio. Grazie per il tuo lavoro, è davvero importante. Ho sentito che potremo presto tornare ad apprezzarti in un nuovo progetto. Puoi svelarci di cosa si tratta? Con gioia! Ho riflettuto molto su cosa conta davvero nella vita. Niente aiuta a rivalutare le priorità quanto un'invasione aliena, non trovi? Ne so qualcosa. E ho capito quanto sia importante la verità. Per cui ho lanciato un podcast, La Nuova Normalità. Non so quale sarà il futuro di New York, ma voglio scoprirlo. Insieme a tutti voi, voglio raccontare la città con la massima onestà. Senza mezzi termini. Niente esagerazioni, niente clickbait. Capisci? Al 100%. Se alimenti la spazzatura, finisce per coprire la verità. La trasforma in qualcosa di diverso, come un simbionte. Mary Jane Watson, signori. Un ultimo consiglio prima di salutarci? Siate prudenti. Oh, e se volete assicurare la moto, fate aggiungere una clausola sui danni da supercattivo. Sento la sofferenza nella voce. Devo ancora superarlo. A presto da Danica Arda e Mary Jane Watson.